Ora attenzione, adesso inizia la storia e dovete assolutamente ascoltare quello che succede, perché dovete fare tantissime cose. Pronti? Partiamo? Allora, giù le luci. Grande Bruno. E adesso chiamiamo il grande maestro di musica e il nostro direttore d'orchestra, Roberto. Un bel applauso. Carnevale degli animali. Introduzione e marcia reale del leone. Non ce la faremo mai! Non ce la faremo mai! Povera me! Il gran cavaliere, il cavaliere Lastruzza, saltellava di qua e di là in preda ad una viva inquietudine. Fra poco sarebbe entrata Sua Maestà, il leone, e la sala non era ancora pronta. Che disastro! Via, 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 ognuno al proprio posto. Allora adesso mettetevi bene, le galline più verso di qua. Dai galline, dai galline, dai, 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 dai. Più vicine, più vicine, più vicine, più vicine, più vicine. Ok, bene, lasciamo aperto un bel corridoio, pronti? Corridoio, corridoio, corridoio. Antonio, deve entrare il re, deve entrare il re. Deve entrare il leone? Deve entrare il leone. Antonio. Okay. Antonio, leone. Benissimo. Allora ci siamo tutti? Vediamo, facciamo l'appello. Galli e galline? Ci sono, bene, bene, bene. E mioni? I cavalli selvatici? Su, sulle mani, sulle mani. Bene, ci sono anche gli emioni. Le tartarughe? Ci sono le tartarughe? Molto. L'elefante non c'è, ma arriverà. Sì, i canguri, sì, sì. Dove sono i canguri? Benissimo. I pesci? I pesci. Pesciolini? Oh, ok. Beh, pesci, i personaggi pesci. Dalle lunghe orecchie? Non ci sono. Non ci sono. Però ci sono nel pubblico, io li ho già visti, alcuni del pubblico. Caro bene, mio. Molto bene. Poi il cucù, che non c'è, gli uccellini? Chi erano gli uccellini? Eccoli lì, meno male. I fossili, quelli con l'osso? Ok. E il cigno? C'è il cigno? Eccolo lì, il cigno. Bene, bene, allora siamo a posto? Sta per arrivare il re. I passi del re della foresta si facevano sempre più vicini. Si aprì lentamente mentre i musicanti davano inizio alla marcia reale. La folla degli animali si separò e il leone non arrivava. Ma noi lo aspettiamo, perché arriverà prima o poi il leone. Eccolo che arriva, il leone. Si separò la folla, lasciando nel mezzo un largo corridoio e, finalmente, con passo solenne, entrò il leone! Enrico? Vai, leone! Abbiamo un leone. Parti. Grande e grosso. Grazie.
maestà, Leo IV gettò una rapida occhiata intorno. Per ora tutto procedeva bene, ma alla fine chissà se ce l'avrebbe fatta. Aveva ereditato il trono da poco tempo e quella era la prima volta che partecipava all'evento più importante dell'intero regno, il Carnevale degli Animali. Ogni anno, infatti, a primavera, gli animali della terra, dell'aria e dell'acqua si riunivano per offrire dei doni al re e alla corte. Tutto ciò era molto bello, ma la preoccupazione di Leo IV riguardava la fine dello spettacolo, quando lui avrebbe dovuto far sentire al suo popolo il possente ruggito del re. Era questo un grosso problema, perché Leo IV, di natura soave e pacifica, aveva un terrore folle dei ruggiti, soprattutto dei suoi, e in vita sua non ne aveva mai lanciato uno, neppure sottovoce. I giovani leoni invece, con le folte criniere e gli sguardi baldanzosi, ruggivano a destra e a sinistra, divertendosi un mondo, senza accorgersi che il loro sovrano tremava come una foglia. Leo IV, cercando di mantenere fermo il passo, si diresse verso il trono, si sedette e diede via alla cerimonia. In cuor suo desiderava che quella festa non finisse mai e che mai dovesse giungere quel momento tanto temuto in cui avrebbe dovuto ruggire. Nel salone, subito seguita da un'altra e poi da un'altra importa. Eccoli qua, tutti che portavano il loro vetto. Chicchi, chicchi, anche a me, chicchi, chicchi, anche a me, anche a me, anche a me, anche a me. Questi erano invece i galli, che si sparpagliarono nella sala, sparpagliatevi nella sala, lasciando senza parole gli altri animali. No, no. Chiese qualcuno vedendo che la confusione aumentava. Si è incendiata la foresta, sussurrò una voce. È straripato il fiume, disse un'altra. È scoppiato la guerra, è caduto in pezzo di luna. Le galline sembravano impazzite, si infilavano in mezzo alle zampe degli animali, saltavano sui tavoli rovesciando bicchieri e bottiglie, andavano ovunque. Correvano di qua e di là! Correvano di qua e di là! Basta! Gridò il gran cerimoniere cavalier Lastruzza, fuor di sé per la collera. Che storia è questa? Una gallina disse. Come non lo sapete?
qui regalano i chicchi di grano turco. Chicchi di grano turco? Ma chi vi ha raccontato questa frottola? Nessuno. Abbiamo visto tutti gli animali venire verso la reggia e abbiamo pensato che regalavano i chicchi. Ahimè, gemette il leone, che sudditi mi sono capitati. Siete voi che dovete portare un dono al re, non lo sapete? La gallina mosse il capo avanti e indietro, stupita, e quindi corse dalle compagne schiamazzando. Niente chicchi, non ce n'è! Presto nuovo per il re, presto nuovo per il re, per il re, per il re! Il grido venne ripreso da tutte le compagne e, in men che non si dica, a sua maestà venne offerto un gran cesto di uova fresche. Gli emioni. Di furie scatenate entrò al galoppo nel salone. Erano gli emioni, gli asinelli selvatici dell'Asia. Fermi! Fermi! Siete impazziti? Gli emioni non si curarono di lui e continuavano a girare intorno, gridando rivolti al re. Venite, maestà, vi offriamo una meravigliosa cavalcata nella steppa, più veloci del vento. Balbettò il re, a cui l'idea non piaceva per nulla. Comunque, grazie lo stesso. Gli emioni allora galopparono in fila verso l'uscita, salutando e facendo tremare con i loro ragli tutti i vetri del salone. Le tartarughe avanzarono al coppie verso il centro della sala. Non avevano nulla da donare al loro sovrano, perché si sa, le tartarughe sono molto povere. Così avevano pensato di offrirgli una danza e per rallegrarlo avevano inventato qualcosa di frenetico, di travolgente. La tartaruga più anziana annunciò il titolo della danza. Il rock delle saette. Avrebbero danzato, alzatevi in piedi, tenendosi per le zampe anteriori. Staccandosi e ruotando su loro stesse fino a toccarsi coi codini, rotolandosi a pancia in su
e salendo le une sulle altre con un grande impegno evidente. Il maestro di musica batté la zampa per terra, dice: ritmo, un, due, tre, via! A quel segnale i musicisti intonarono un prestissimo commoto e i ballerini si scadantenarono nelle loro evoluzioni. Tuttavia, dopo qualche tempo, il re scosse la testa e chiamò vicino a sé il gran cerimoniere, sussurrandogli: ma non ti sembra che il ballo sia un po' troppo lento per essere un rock? Non saprei, ma forse adesso il rock lo so così. Sa, le mode continuano a cambiare. Il re si diede una grattatina al naso e alzò le spalle. Sarà come dici tu, concluse rimettendosi a osservare la danza. Un emione, che per caso aveva udito la conversazione, si mise a ridere. E tu perché ridi? Lo rimproverò al re. Maestà, questa è una musica molto animata per le tartarughe. Addirittura indiavolata. Probabilmente un rock così selvaggio non lo hanno mai eseguito in vita loro. Il re ghignò un pochino sotto i suoi baffi da leone, ma non disse nulla. La danza giunse infine al termine e le tartarughe sorrisero, affannate per lo sforzo, ma liete della loro prodezza. L'elefante. Visto il successo ottenuto dalle tartarughe, anche l'elefante decise di presentare una danza. Indossò dunque un bellissimo vestito rosa, un meraviglioso cappellino rosa, delle scarpette da ballerina completamente rosa, naturalmente adeguate alle sue dimensioni, e quindi si lanciò in un solitario valzer lento. Thank you.
L'elefante danzò e danzò. A ogni suo passo il pavimento sobbalzava come se ci fosse un terremoto. E gli spettatori venivano lanciati in aria secondo il rigoroso ritmo del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A un certo qualcuno degli animali, non abituato a quel su e giù, cominciò a soffrire il mal di mare. Basta, basta! Gemeva un poveretto. Fete, non smettere! Implorava un altro, ma l'elefante, ormai al culmine dell'ispirazione, sentiva trasportare sulle note come una libellula e danzava, danzava. Per pietà, che qualcuno lo formi. Ma l'elefante danzava e danzava. Il mio stomaco! La mia testa! Oh, che supplizio! Ma l'elefante danzava, danzava e danzava. Quando finalmente la musica terminò e con essa anche la danza, tutti gli spettatori avevano gli occhi rossi con intorno un cerchio di color verde livido. Gli unici allegri erano i canguri, che a quel su e giù si erano divertiti moltissimo. Venite canguretti! I canguri erano giunti dalla lontana Australia per mostrare al re degli animali l'abilità del loro più famoso campione di salti. Eccola, la campionessa di salti. Purtroppo il viaggio era stato molto faticoso e il campione non aveva dormito per 3 notti di fila, così che adesso sentiva le palpebre pesantissime e gli occhi gli si chiudevano. E in continuazione. Fai vedere di che cosa sei capace. Lo incoraggiarono i compagni. Il campione partì con un po' di sforzo, ma preso lo slancio filò via veloce con salti stupendi. Dai, dai! Lo sollecitavano i compagni. Il campione però inspiegabilmente rallentò l'andatura. Si era addormentato. Sveglia! Gli urlò un compagno mentre gli spettatori incominciavano a rumoreggiare. Il campione si scosse, via un'altra decina di salti e poi di nuovo impalato là nel mezzo. Pelandrone, campione di Pisolo! Alloppiato! Gridava la moltitudine di animali ridendo sgangheratamente. Il campione si destò e via di nuovo con i salti. Ma ormai il campione si era addormentato così profondamente che dovette essere portato via di peso da 4 canguri. Che figura! Borbottò uno di essi nell'abbandonare la sala. Però ci provò allora tutta la squadra.
acquario. La partecipazione dei pesci alla cerimonia procurò qualche problema non lieve. Ci vollero infatti ben 9 gorilla robusti per portare il grande acquario di fronte al re. L'offerta dei pesci era veramente particolare. Si trattava di una grande corona di alghe che doveva essere intrecciata proprio sotto gli occhi del sovrano da una danza di 100 pesciolini rossi e gialli. La musica tipica degli abitanti del mare era composta da tante bollicine, grandi e piccole, ed era eseguita da 16 triglie e un pesce d'acqua. Pesciolini si muovevano su e giù nell'acqua con lunghi filamenti, giravano gli uni intorno agli altri e facevano delle trecce. Quando avevano finito una treccia la mettevano al collo del sovrano. La corona si costruiva così a poco con un gioco incantevole di riflessi variopinti. Si resero immobili con gli occhi spalancati e fissi sull'acquario, cosicché quando finalmente la corona fu terminata non fu possibile consegnarla a nessuno, perché ormai erano tutti profondamente ipnotizzati.
personaggi dalle lunghe orecchie. Una serie di gemiti soffocati venne a risvegliare gli animali imbambolati. Si trattava di un gruppo di strani personaggi che procedeva in fila indiana a capochino. Qualcuno dal pubblico? A capochino. Il leone trasalì. Erano sicuramente degli umani e ciò era severamente vietato. Come può essere che degli umani siano presenti alla nostra cerimonia? Spiegate dunque! Uno degli umani fece un passo avanti e cominciò. Maestà, noi siamo persone che hanno criticato i musicisti senza capire nulla della musica. Signor Saint-Saëns ci ha messi qui in mezzo agli animali. Vedete, che disgrazia essere qui in mezzo agli animali. Disgrazia? Che disgrazia sarebbe? Non vi trovate bene con noi? Oh, sì, 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 maestà, sì, tuttavia. Tuttavia? Ecco. È per lo spettacolo. I ballerini non sono sempre a tempo. E i musicisti a volte accelerano un po' troppo il ritmo. Inoltre i costumi, vede, non sono adeguati alla scena. E non parliamo poi della regia. Basta così, disse il leone, quindi si rivolse ai pesci e ai gorilla. Mettete questi individui nell'acquario insieme ai pesci, forse lì staranno zitti. Ma neppure questo bastò, così che dovettero per forza rimandarli indietro tra gli umani. Il cuculo nella foresta. L'animale successivo fu il cuculo, che doveva offrire al suo re un canto meraviglioso. Purtroppo la bestiola era estremamente timida e non ci fu verso di farla venire a palazzo. Faremo chiudere gli occhi a tutti. No, no, qualcuno potrebbe sbirciare e sarebbe tremendo. Allora potrei cantare da dietro un paravento o da una tenda, dicevano i suoi amici. No, no, non posso, mi vergogno troppo. Allora ti mettiamo dentro un cesto da cui non dovrai nemmeno uscire. Ma così non si sentirebbe la voce. Alla fine si concordò che il cuculo avrebbe cantato dal fondo più fitto della foresta. E così fu, anche se per udirlo dovettero tendere le orecchie fino a farsi male. Thank you.
gli uccelli. Gli uccellini stavano litigando della grossa. Dove sono gli uccellini? Su, su, su. Stavano litigando. Ognuno aveva una sua idea su cosa offrire al re e non riuscivano a mettersi d'accordo. Infine il gufo, notoriamente saggio, disse: smettete di litigare e fate come i pesci. Potete costruire tutti insieme qualcosa di bello per il re. Vediamo, i pesci hanno offerto una corona di alghe e voi fabbricate un grande nido. Un grande nido? E il leone dovrebbe mettersi in testa un nido? No, ma potrà dormirci dentro. Evviva, che bello! Tutti al lavoro dunque. Ehi, aspettate, gridò il gufo. Prima dovete organizzarvi. Ma gli uccellini animati dall'entusiasmo erano già partiti per procurarsi i fili d'erba e paglia. All'opera freneticamente, con grande zelo. Peccato che ognuno lavorasse per conto, senza badare agli altri. Volavano di qua e di là nella confusione più totale. C'era chi intrecciava e chi disfaceva, chi deponeva un filo e chi lo portava via, chi rubava i fili dal becco di un compagno. Sono troppo bravi questi uccellini. Chi allungava peccate chiunque si avvicinasse. Tutto quello svolazzare non servì a costruire il nido, ma riuscì a sollevare un polverone particolarmente efficace per gli occhi e le gole dei presenti. Tutti, compreso Leo IV, tossivano e lacrimavano. Aiuto, fateli smettere! Imploravano gli animali. Così dovette intervenire il cavalier Lastruzza con la... Ma questi uccellini invece sono stati bravissimi, si sono organizzatissimi. Che meravigliosa corona! Bravissimi. Invidiosi pensare che sei un uccello anche tu. Bravissimi. I pianisti. Perbacco! Esclamò il leone. Ancora degli umani tra noi. Ma che cosa succede quest'anno? Ma sto... disse il cavalier Lastruzza. Questi non sono propriamente degli umani. Ah no? E chi sono? Sono degli allievi pianisti. E non sono umani, dici? Beh, dai versi che fanno con i loro strumenti. Non si direbbe proprio. Ascoltate, ascoltate, maestà, ascoltate. Thank you.
questi sono davvero degli animali. Possono restare pure con noi, purché vadano nel punto più profondo di una caverna e promettano di non uscirne mai più. Sarà fatto, sire, disse il cerimoniere, e guidò i pianisti verso il loro nuovo alloggio. I fossili! Attenzione, perché ogni anno a questo punto della cerimonia avveniva qualcosa di misterioso che faceva venire i brividi a tutti i presenti. Era il momento della danza dei fossili. Nessuno sapeva spiegare come ciò avvenisse, ma gli antichi animali, tanto antichi da essere ormai divenuti di pietra, ritornavano nel mondo dei vivi per danzare. Strane forme e pesci estinti da millenni saltellavano allegri insieme a ossa di dinosauri e a denti di mammut. Anche Stefania. Anche quell'anno gli animali viventi assistettero in silenzio e con un po' di timore a quello spettacolo. Quell'anno gli animali assistettero e quando la danza finì un gran teschio di orso delle caverne fece un bel sorriso e i fossili se ne tornarono nelle loro dimore segrete. Tutti emisero allora un sospiro di sollievo. Il cigno. Un maestoso cigno rosa si mosse elegantemente della sala. Ah, no. Vai, elegantemente. Lasciate lo spazio. Tutti applaudirono perché avevano riconosciuto Zampovsky, la grande ballerina russa. Maestà, disse la cigna inchinandosi a Leo IV. Ho l'onore di presentarvi una danza che ho eseguito davanti allo zar stesso. Essa si intitola La morte del cigno. Thank you.
delicati arpeggi risuonarono nella sala. E quando il violoncello intonò la sua melodia, Zamposchi fece ondeggiare il lungo collo in segno di sofferenza. Quindi prese a muoversi con infinita grazia verso gli spettatori, quasi volesse chiedere loro aiuto. Poi si allontanò con un volteggio e si avvitò su se stesso, slanciando le ali verso il cielo. Cigno riusciva a trasmettere un senso di profonda nostalgia e sofferenza, tanto che alla fine, quando si accasciò al suolo, ti credettero che fosse morto per davvero. E non ci furono applausi. Ognuno era infatti troppo occupato ad asciugarsi le lacrime. Sorpreso da quel silenzio, Zamposchi si sollevò un poco. Per vedere cosa stava succedendo, allora qualcuno esclamò: guardate! Il cigno non è morto! Nella sala scoppiò l'entusiasmo, i musicisti cominciarono a suonare tutti i temi musicali degli invitati e ogni gruppo di animali appena sentiva la sua musica, che vi dirà lui, come un richiamo si alzava e si inchinava al re. Siamo pronti, tutti in piedi, tutti in davanti piedi. Al re Leopardo, ma qui c'è la suddita che non riesce più ad alzarsi, aiutate la suddita ad alzarsi. Eccolo qua, questo è il tema di Pierino. Tutti i Pierino si inchinino davanti. Ma ecco che arrivano gli Emioni. Inchinatevi, Emioni, davanti al re. Sì, Emioni, adorate il vostro re, Leo IV.
guardate, leopardo! Di ogni timore lanciò a destra e a sinistra dei ruggiti mai uditi prima. Veramente degni di un grande re della foresta. Quale lui era? Bravi bambini, bravissima orchestra del Liceo Pigafetta di Vicenza. E grazie, bravissimo anche il maestro Roberto De Maio. Mariano Doria, professore di percussioni del liceo. Stefania Zanesco, regista del Liceo Pigafetta e insegnante di pianoforte. E i nostri grandissimi alunni. Bravi. Il cigno, il fossile da dietro, l'elefante, gli asinali, di nome di fatto. I pianisti, gli animali più feroci e terribili, le viole, lo strumento più bello qui presente, davanti, dietro però. Gli uccelli, l'agnese, la voliera, il cuculo, il nostro Jack, l'agomo, l'elefante Damiano. Bravi bambini, un grande grido. I fossili, adesso a tre, uno, Andrea. Due, tre.